Ma che verone hai visto, le piglie? No, come sempre, un beverone, cioè, secondo me il rosso che hanno preso è un po' messi sotto, ma è una bella squadra, non lo sappiamo. Noi oggi abbiamo fatto bene perché vincere con il Verona devi far bene per forza, che è una squadra veramente forte, organizzata, lo sappiamo. E oggi sono un po', ho due sentimenti, sono contento perché noi dobbiamo vincere, perché il Verona è la mia squadra di cuore, diciamo, quindi per noi va bene, per loro un po' meno, ma tanto si riprendono e fanno minimo i playoff, e quello spero che vanno a prendere anche il Livorno. Da tifoso quale sei dell'Hellas, insomma, però anche questa è un'occasione buttata al vento da parte del Verona. Nel derby contro il Vicenza c'era la possibilità di essere ancora più a ridosso del Livorno, ieri il Livorno che si è fermato, insomma, per la seconda domenica consecutiva il Verona ha perso due occasioni d'oro. No, certo, soprattutto in casa con Vicenza, ho visto anche immagini, hanno dominato tanto, tirato in porta, un po' di sfortuna hanno avuto. Infatti, quando sei nella zona lì e fai due sconfitte di seguito non è facile, ma io spero veramente che Verona va avanti, che quest'anno va in Serie A perché se lo meritano. Secondo te cos'è che non sta funzionando? Insomma, perché i giocatori ci sono le qualità pure, però insomma, la palla fa fatica ad entrare. No, no, oggi guarda, hanno giocato bene, come ripeto, fino alla Rossi, che hanno messo un po' in difficoltà, noi contrattacco abbiamo fatto gol. E poi giocano, giocano, ma secondo me ci serve uno che tira in porta, cioè, non per dire perché io lo facevo, ma cioè, non tirano abbastanza secondo me. Poi c'hanno anche qualità, cioè, Gomez può tirare, Alfredson pure, ma secondo me giocano troppo, un po' troppo, e si fanno sul più concreto e possono fare più gol. Ha problema di testa, quindi, secondo te? Di testa? No, non penso, io ho visto i ragazzi concentrati, hanno fatto un'ottima gara, noi abbiamo fatto anche noi bene, abbiamo fatto gol e poi ci siamo messi lì. Il calcio è fatto così, ma secondo me di testa non ho visto i ragazzi, non penso, hanno fatto un'ottima partita, solo che non vanno sul concreto. Con chi hai scambiato la maglia oggi? Oggi è stato un casino, ne ho cambiato quattro minimo, ho preso quella di Rafa, Maietta, Juanito, tutto quello che potevo ho preso perché sono amici, perché sono rimasto veramente in amicizia con loro e poi la maglia ci tengo. Bocca al lupo, caro. A voi. Ciao.